E tanta voglia di dipingere, sei nel posto giusto. Io vi ho sempre detto che noi catanesi dell'Etna non abbiamo paura. Beh, oggi i boati che sta facendo mettono davvero paura. Purtroppo voi li sentite attutiti dai rumori della città. Questi boati accompagnato da un leggerissimo, proprio leggerissimo tremore, una vibrazione quasi. Speriamo bene, forza mamma Etna, non essere arrabbiata con noi. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state? Qui 40 gradi ed Etna in eruzione per un'estate caliente, ma sempre all'insegna della creatività e del dipingere. Oggi recuperiamo un altro video che ho fatto qualche tempo fa, come dipingere con gli acrilici una miniatura in stile fiammingo, bellissimo per andare a dare atmosfera agli angolini più reconditi delle vostre abitazioni. E allora, prima di spostarci di là, però vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il ricettario dell'arte. Sarà proprio da questo libro che oggi prenderò la ricetta per creare gli acrilici che useremo insieme per fare questo quadretto. E mentre andate a comprare lui, mi raccomando, non dimenticate il grande libro del colore, il libro perfetto per una lettura gradevolissima sotto l'ombrellone all'insegna di sapere, curiosità, storia e tanto altro, tutto sul colore. Li trovate in tutte le librerie, sia fisiche che online, per farveli recapitare direttamente, comodamente, a casa vostra. Bene, ora basta cianciare, spostiamoci di là e andiamo a dipingere. Allora, siamo messi bene, perfetto. Prendo i miei acrilici homemade. Cominciamo. Come prima cosa, diamo un fondo. Prendo del verde, del nero e del marrone. Vedete, io li mischio direttamente sul pennello e poi li spando. Al centro uso anche il verde perché ci sarà la composizione e poi porto in giro. Li asciugo. Metto un po' di verde al centro. Che fondo, giusto per dare il sottotono. Asciugo il colore e lo spalmo. Ok, e asciugo. Cominciamo con un pennello 4 lingua di gatto. Prendo del verde scuro, e mescolo una punta di bianco. Una punta di giallo e una punta di nero. Le foglie, preparo un verde. Prendo un pennello
Io uso questo, mi trovo molto bene con il pennello a setola lunga, ma potete usarlo anche uno a setola molto corta, quello anzi forse vi viene meglio. La composizione è a goccia, la vedete? Sì. E allora devo stare all'interno di questa goccia, quindi preparo passando semplicemente, guardate come passo il pennello, dall'esterno verso l'interno e do il garbo alla foglia, accostando quindi queste striscioline e poi qui unisco, perché questo è il corpo della foglia, no? Quindi adesso inizio a immettere i primi colori, ok? Comincio con dei fiorellini blu, però rischiaro leggermente il blu. Questi fiorellini li faccio molto semplicemente facendo dei pallini uno accanto all'altro. Niente, per ora li abbozzo soltanto. Li sto posizionando, eh? Bianco sporcato con una micro punta di azzurro, micro punta, molto diluito. Terra di Siena, naturale e giallo, ma potete farli comunque, poi vedrete i colori, no? Bianco con una punta di azzurro, sì. Puntini, non servono a molto, solo per dare la profondità. Adesso apportiamo un po' di colore, verde, giallo, di un verde un po' più chiaro, ma senza bianco. Ho alleggerito la parte destra perché, come voi sapete, l'occhio pende sempre a destra, quindi volevo mantenerlo un po' più chiaro. Ora con il nero scurisco un po' il verde e piano piano lo inserisco
tre fiori lì dove non c'è vegetazione. Qua poi devo aggiungerlo un po' di... ma è un verde nero, quindi non, e metto anche qualche ombra sulle foglie. Voglio fare un altro fiorellino giallo e terra di Siena per fare un giallo ricco, perché io sto usando un giallo primario. Se voi avete un giallo ricco a portata di mano, usate solo un giallo ricco. E vado. Piace, grazioso. Visto che bellino il nostro quadretto, proprio una miniatura deliziosa. Mi raccomando, createne tante e createle con i colori fai da te. E i colori fai da te createli seguendo le ricette del ricettario dell'arte. Tutte ricette collaudatissime e professionali. Io vi aspetto su tutti i miei social, Instagram, Facebook, TikTok e perché no, vi aspetto anche su Pinterest. Ma vi aspetto soprattutto qui per un nuovo video creativo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!